Buonasera e bentornati a questa seconda serie che si colloca all'interno di questo grande disegno Un progetto per vivere e abbiamo cercato di aprire un nuovo discorso sui ritratti per cambiare. In realtà noi ci siamo aperti a questa possibilità per il semplice motivo che viviamo in un mondo sostanzialmente stanco. Incapace di pensare non solo delle categorie, ma di avere dei modelli davanti per pensare in maniera innovativa. Il nostro pensiero è un pensiero opaco, qualcuno dice è un pensiero debole e noi ci siamo. Rifatti a un periodo della storia del mondo occidentale, quella del la, il periodo diciamo del Cinquecento, in cui sostanzialmente c'è stato effettivamente un grande cambiamento. E abbiamo preso come ritratto per cambiare, non perché sia un modello infallibile, ma perché ci apre delle piste innovative per pensare in maniera nuova anche per noi. Abbiamo preso come modello per pensare il personaggio. Martin Lutero. Era un momento, un periodo della storia del tutto usuale, con molte, eh, molti elementi simili al periodo che noi viviamo, disorientamento sociale, povertà sul piano spirituale, culturale, ma in questo momento Lutero... Eh, rinnovato diciamo dal nuovo contatto dalla riscoperta della parola di Dio eh, inizia un cambiamento se vogliamo una trasformazione della società che avrebbe avuto delle conseguenze inimmaginabili in tutto l'occidente e non solo nell'occidente ma anche in molte altre parti del mondo e noi dicevamo la volta scorsa che Lutero combatté sostanzialmente quattro grandi battaglie. Vi faccio grazia dei particolari storici, cerchiamo di semplificare, e la prima grande battaglia alla quale noi facevamo riferimento la volta scorsa era la battaglia di Lutero contro l'istituzionalismo cattolico romano. Il cattolicesimo romano si pensava come lo strumento, il mezzo attraverso il quale Dio avrebbe gestito il sacro in questo mondo, extra ecclesia, fuori dalla Chiesa cattolica si intendeva nessuna possibilità di salvezza e a questo tipo di eh, insistenza, ostinazione, questa manipolazione della Bibbia e del sacro e anche persino della salvezza, Lutero contrappone solo la fede. La fede è sufficiente per essere salvati. Noi non abbiamo bisogno del magistero, del monopolio della Chiesa Cattolica, possiamo rifarci semplicemente alla fede. La seconda grande battaglia, dicevamo la volta scorsa, che Lutero combatté, era la battaglia contro eh, lo spiritualismo la spiritualità diciamo, fanatica, evanescente, dei, mh, mh, che erano diciamo, i profeti di Zwickau. I profeti di Zwickau erano delle persone che si erano in qualche modo eh, emancipate dall'insegnamento di Lutero stesso, ma che si facevano forza di parti del suo pensiero e forti diciamo, di questo meccanismo, di questa idea, volevano instaurare. Nella città eh, dove Lutero stava vivendo e portando avanti la sua opera volevano instaurare gli elementi caratteristici della riforma che Lutero andava via via scoprendo nel corso della sua lettura della Bibbia. A questa eh, visione diciamo fanatica, Lutero contrappone solo la scrittura. I fondamenti, quindi i primi due pilastri che noi abbiamo messo eh, riflettendo sul pensiero di Lutero sono la fede e la scrittura. Solo la fede, la fede è necessaria, non c'è bisogno di un'istituzione religiosa e c'è bisogno della scrittura e non semplicemente di combattere con... La nostra percezione del divino con la nostra comprensione individualistica della realtà. Come sappiamo, questa era una lunga eh, dimensione diciamo, che aveva caratterizzato diciamo, la storia del pensiero occidentale, dalla Frigia, a molti altri movimenti diciamo, nel corso del Medioevo, ma anche al tempo di Lutero si era manifestata questa forma di spiritualità evanescente. Oggi aggiungiamo altre due battaglie che Lutero combatté nei confronti, diciamo, di questa, per portare avanti questa opera di trasformazione e di riforma della Chiesa. La terza, quindi, grande battaglia di Lutero è contro l'ala rivoluzionaria, ehm, l'ala rivoluzionaria, potremmo dire, di Münster, giusto per dare, diciamo, una città come punto di riferimento. Il periodo della Riforma non era semplicemente eh, un periodo diciamo, travagliato sul piano spirituale, era anche un periodo particolarmente eh, travagliato sul piano sociale e sul piano politico. Tra il 1502 e il 1514 c'erano stati diverse. Eh, Sono movimenti diciamo, nella classe diciamo, dei contadini perché c'era una notevole insofferenza nei confronti della classe aristocratica e i contadini che si sentivano in qualche modo sfruttati dall'aristocrazia tedesca eh, si facevano in qualche modo forti di alcune idee che Lutero andava scoprendo come critica nei confronti dell'autorità per eh, rivendicare certi giusti diritti per la loro vita. E questa eh, ansia, se vogliamo, questa insofferenza andava via via crescendo nel corso del tempo, eh, facendo proprio leva su alcune idee di Lutero. Era in fondo un problema sociale, era in fondo un problema politico che era stato per lungo tempo represso e le cose represse per molto tempo, come si sa, sono destinate a riemergere spesso con delle componenti molto forti e violente. Eh, il sostegno diciamo, a queste idee dei contadini divenne in qualche modo... Più gravido, più impegnativo sul piano delle conseguenze, quando i contadini trovarono in Tommaso Münzer un sostenitore delle loro tesi. Tommaso Münzer era stato parroco a Zwickau, quindi comprendiamo gli elementi di convergenza con questa spiritualità alla quale facevamo riferimento la volta scorsa. E in qualche modo Tommaso Münzer si mise a capo di questo movimento che aveva sostanzialmente delle ragioni di rivendicazione sociale eh, in un discorso, diciamo, eh, pieno di fuoco, di partecipazione, Tommaso Münzer voleva in qualche modo invogliare, sollecitare i contadini a instaurare la repubblica o la chiesa dello spirito e la chiesa dello spirito proprio perché era qualcosa che doveva in qualche modo realizzarsi attraverso le rivendicazioni di queste persone di questi contadini poteva anche valersi della Violenza, della violenza delle armi e dopo un infuocato discorso che Tommaso Münzer lanciò, fece ai contadini che erano insofferenti per lo stato sociale in cui si trovavano a vivere si lanciò in una battaglia e in questa battaglia questa famosa battaglia di Frankenhausen morirono sostanzialmente più di 5.000 Uomini. Si erano lanciati all'assalto e sostanzialmente vennero trucidati come poteva accadere per quel tempo. Si potrebbe proprio parlare di un vero e proprio macello. Questa reazione di Lutero a questo fenomeno diciamo sociale, di insofferenza rivoluzionaria, di insofferenza eh, diciamo, sociale. Potrebbe essere anche pensata come una reazione da parte di Lutero, che consigliava i principi, come una reazione di tipo conservatore. In fondo, Lutero, in questo caso, anziché farsi carico delle rivendicazioni legittime che questi contadini avanzavano, si era schierato invece dalla parte dell'aristocrazia. Ma quello che. E ci interessa notare non sono tanto i limiti, i limiti di Lutero che pure esistono e che pure sono importanti, quanto l'elemento teologico, l'elemento dottrinale che in qualche modo motiva l'azione di Lutero in questo frangente. A questa che possiamo chiamare sinteticamente l'ala rivoluzionaria di Münster, Lutero oppone un altro sola, sola fide, sola scrittura, sola grazia. Il regno di Dio non può essere instaurato con la violenza delle armi. Il regno di Dio non può essere instaurato attraverso la violenza. Il regno di Dio non può essere il frutto delle opere umane può avvenire solo per grazia, sola grazia. La grazia è qualcosa che non ci conquistiamo, che non ci meritiamo e che ci viene donata nella incommensurabile eh, volontà di Dio semplicemente da parte sua. La salvezza quindi per Lutero non è nel fare, Lutero avrebbe detto ogni opera dell'uomo è perduta. E quindi diciamo la giustizia non può essere qualche cosa di conquistato. La giustizia può essere solo imputata, era quello che lui aveva sperimentato in questo modo straordinario leggendo la parola di Dio il giusto è giusto dichiarato tale davanti a Dio non perché si conquista la giustizia, ma perché Dio nella sua grazia gli fa dono. E questo dono si trova nella parola di Dio quando l'Apostolo Paolo dice, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono. Di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno si glori, solo la fede, solo la scrittura, solo la grazia. Lì Lutero aveva trovato pace, non perché lo sentiva dentro di sé, non perché era il frutto dei suoi semplici ragionamenti di studioso, di professore di sacra scrittura ma perché la parola chiara di Dio nella sua chiarezza diceva che la salvezza è solo frutto della grazia di Dio. Quindi la giustizia non deve essere conquistata con la forza delle armi, può essere solo imputata, attribuita a noi, a causa del sacrificio del Signore Gesù sulla croce. Ed è per questo che anche adesso vogliamo fermarci per un istante per fare un piccolo stacco che ci riporta alla mente il baricentro della ricerca di Martin Lutero. La parola non devono toccarla, nessuno deve toccare la parola. E la nostra forte rocca è in questa sicurezza che Dio è più forte nella debolezza della parola che nella forza della presunzione degli uomini. Ci fermiamo per un minuto e poi riprenderemo con la quarta e ultima battaglia. La parola deve essere rispettata e da questa parola Lutero, a partire da questa parola, scopre sostanzialmente una quarta battaglia che noi possiamo riassumere contro l'umanesimo di Erasmo, contro l'istituzionalismo cattolico, contro lo, spirituali lo spiritualismo dei profeti di Zwickau contro l'ala rivoluzionaria di Münster e poi contro l'umanesimo di Erasmo. Nel periodo in cui Lutero vive, l'umanesimo conosce in qualche modo la sua più splendida fioritura. È uno dei personaggi più significativi diciamo, di questa fioritura dell'umanesimo che scopre nelle fonti. Nei testi antichi, la sorgente, la riflessione e il, la possibilità di ritornare alle origini e alle fonti, ebbene ora, eh, Erasmo era molto attento alle questioni sollevate da Lutero. Anche Erasmo era sostanzialmente molto critico nei confronti delle possibilità della Chiesa di Roma. La Chiesa Cattolica Romana era anche per lui una realtà che aveva bisogno di una riforma, di una trasformazione radicale, ma lui pensava sostanzialmente che per questa Chiesa fosse sufficiente semplicemente il processo della, dello studio e della educazione per ritornare in qualche modo alle fonti originarie del pensiero cristiano. Lui pensava, Erasmo, nella sua, nel suo ottimismo umanistico, che la volontà dell'uomo non fosse interamente corrotta, che la sua intelligenza non fosse compromessa in maniera radicale dal peccato. E quindi pensava che attraverso lo studio, la disciplina, l'educazione, l'uomo potesse in qualche modo essere condotto a una trasformazione. Quindi, questa. Riserva che Erasmo aveva nei confronti della Chiesa cattolica era comune con la riserva che Lutero aveva, però era un uomo sostanzialmente che non pensava in termini abbastanza radicali. Era un uomo che era più interessato diciamo, al cheto vivere dei suoi studi, era più interessato alla unità della Chiesa che alla sua verità. E la questione per noi che si pone in tutte le riflessioni è sempre è molto simile a quella che si poneva ai tempi di Erasmo e Lutero. Ci interessa semplicemente il cheto vivere, ci sembra sufficiente qualche modifica qui e là del nostro comportamento, della realtà che ci circonda, o abbiamo bisogno di pensare in termini più radicali? Erasmo era un uomo che voleva sostanzialmente vivere in qualche modo con tranquillità la sua vita e anche quando la riforma raggiunse Basilea, che era sostanzialmente la città in cui Erasmo operava, in cui portava avanti la sua opera di umanista, di studioso della filologia, eh, Erasmo non trovò di meglio che andarsene, di recarsi in un cantone ancora... Non influenzato dalla Riforma protestante come Friburgo, pur di avere una certa tranquillità. Per lui la Riforma andava in qualche modo sviluppata all'interno delle categorie dell'istituzione esistente, senza in qualche modo mettere in discussione la struttura principale. E quindi quando, eh, pur avendo simpatizzato con Lutero, pur avendo in qualche modo sposato e eh, sostenuto alcune delle sue tesi, quando capì che la visione di Lutero non era quella di trovare un compromesso ragionevole, ma di fondarsi sulla parola di Dio per vedere che cosa dovesse essere ripensato, ristrutturato, si prese le distanze da Lutero, anzi si oppose a Lutero. E tant'è vero che quando eh, prese le distanze da, da Lutero, si prese persino la briga di scrivere al Papa che lui non aveva più contatti con questo riformatore. Quindi Lut eh, Erasmo non era una persona che era interessata alla riforma vera della Bibbia, eh, della Chiesa, non era semplicemente interessato al valore della Bibbia, non gli interessava la sana, solida teologia biblica. Gli interessava un po' di riforme all'interno del suo schema, uno schema che doveva avere dei limiti, che doveva essere sostanzialmente controllato e quindi pensava in termini di crescita, di sviluppo, di eh, crescita in qualche modo tangente e eh, una crescita che in qualche modo non metteva in discussione le strutture portanti del sistema cattolico. Lutero non era interessato a qualche cambiamento formale, non era interessato semplicemente a rimettere in discussione gli abusi che il regime delle indulgenze aveva innescato in quel periodo. Lui si chiedeva che cosa in questo sistema non funzionasse perché questo sistema potesse dare luogo a a questo tipo di abuso. Quindi non si trattava di correggere un particolare qui e là, si trattava di rimettere in discussione la struttura portante del sistema che rendeva possibile certi abusi e certi errori. Siccome Lutero era radicato nella Bibbia, sapeva molto bene che l'uomo non poteva cambiare attraverso la semplice educazione, non poteva cambiare attraverso un processo conoscitivo più elevato, bisognava in qualche modo che lui facesse i conti radicali con la verità di Dio. E quindi qui abbiamo sostanzialmente la quarta grande sottolineatura di Lutero. Solo la fede, solo la scrittura, solo la grazia. E in fondo a Dio solo la gloria, soli Deo gloria. Il cambiamento, la trasformazione dell'uomo e della società non possono avvenire attraverso il meccanismo che trova al centro l'uomo con la sua scienza, col suo sapere, con le sue possibilità. Bisogna ricominciare con Dio. Ed è molto strano perché qui siamo in un periodo in cui l'uomo scopre attraverso Galileo, attraverso tutta diciamo, la, 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 la riflessione che si andava sviluppando sul piano scientifico, che il sistema solare, che il sistema eh, della Terra doveva essere ripensato. Al centro non ci doveva essere la Terra con tutti i pianeti che giravano attorno, ci doveva essere una rivoluzione, una rimessa in discussione sistemica di quella realtà. Ebbene, mentre la, socie la società sta ripensando in termini sistemici la propria visione del mondo, Lutero dice, in accordo con questa visione, al centro non ci deve essere l'uomo, ma al centro ci deve essere Dio, soli Deo. Gloria. È vero che la Chiesa deve essere separata dal sapere, la Chiesa non è eh, con lei lo strumento attraverso il quale si deve gestire il sapere, ma non si può separare il sapere da Dio, a Dio solo la gloria, a Dio solo la riconoscenza, perché l'uomo non può essere pensato come un'entità autonoma, indipendente nei confronti di Dio o Dio realmente ha la direzione della vita dell'uomo e gli consente di ripensare le sue categorie, oppure l'uomo con le sue capacità con i suoi, deve fare i conti con una serie di limiti. Questo patto di cui parlavamo nella prima grande serie che è stato spezzato e a causa di questa ribellione noi non viviamo più bene nell'ambito... Del mondo di Dio. Lutero aveva capito questo e per questo sottolineava nei confronti di queste vie tangenti, queste vie compromissorie, l'idea che al centro ci dovesse essere semplicemente Dio, a Dio solo la gloria. Ecco queste quattro grandi battaglie. Quattro battaglie che, se vogliamo, ci offrono anche per noi, se vogliamo iniziare a pensare come si possa cambiare, che effettivamente la fede toglie eh, all'istituzione il monopolio della realtà. La fede ci pone davanti a Dio, davanti alla nostra società, con il senso della responsabilità. Noi abbiamo problemi nel nostro mondo latino, abbiamo difficoltà nel nostro mondo a pensare con il senso di responsabilità dell'individuo. Lutero ci apre attraverso il sola fide, il tema della responsabilità individuale davanti a Dio. Secondo, ci pone davanti alla grande questione dell'autorità. L'autorità non è in noi stessi, certamente non è nell'istituzione, ma non è neppure in noi stessi, non è nei nostri ragionamenti, nella nostra volontà di cambiare. L'autorità si trova nella parola di Dio, solo la scrittura. E poi pensando ai cambiamenti, al bisogno di trasformazione che c'è nel nostro mondo, noi non lo possiamo pensare come un qualche cosa che possa avvenire attraverso la rivoluzione individuale, la rivoluzione degli uomini. Dobbiamo pensare che le vere rivoluzioni partono dal cambiamento della nostra vita interiore, da questo cambiamento che opera Dio per mezzo della sua grazia, quando Dio ci raggiunge attraverso la sua grazia, cambiano, cambia la nostra visione del mondo, cambiano le nostre categorie. E allora possiamo dire come Lutero a Erasmo, guarda che Dio c'è, Dio è là, non può essere rimosso dal nostro mondo non può essere considerato un appendice periferica della nostra azione, è colui che è realmente al centro e a lui solo va la gloria. Quindi quando noi pensiamo alla nostra vita non la possiamo pensare come dipendente dall'istituzione, non la possiamo pensare come dipendente da forme di spiritualità spurie, parziali, non le possiamo neppure fare dipendere da delle azioni rivoluzionarie che hanno la loro ragion d'essere nella volontà umana. Non abbiamo nemmeno la possibilità, la ragione di fondarci sulle possibilità dell'uomo. Dobbiamo rifarci a Dio. Quali sono i ritratti che noi abbiamo per cambiare? Lutero partendo dalla parola di Dio ci ha messo davanti al tema della responsabilità, dell'autorità, della libertà vera dell'uomo, perché la libertà, l'autorità e la responsabilità si trovano sostanzialmente, fondamentalmente in Dio ed è con Lui che bisogna fare i conti. Qual è il Dio che noi conosciamo, il Dio che realmente dirige, cambia? modifica e indirizza la nostra esistenza. Lutero aveva trovato nella parola di Dio, il Dio che dava una nuova direzione, un nuovo senso, un nuovo significato a tutta la sua vita e lì aveva trovato pace, pace, pace. È l'augurio che faccio anche a voi, cari telespettatori, pace. Se vogliamo cambiare, la pace si trova nel Dio biblico, nel Dio che si è rivelato nella sua parola, che sa fare grazia, che ci dà la fede e che ci permette di accedere a lui, non perché lo facciamo attraverso i nostri mezzi, ma perché ci fidiamo della sua incommensurabile azione di grazia. Dio ci ama e vuole ristabilire questo patto con noi. Avvenne per Lutero, può ancora avvenire per noi. Per questo ehm, ci diamo appuntamento alla volta prossima, sabato prossimo alle 20.30 sul canale 73, con la replica sul 683 il lunedì alle 18.30, ma non vorrei terminare questo appuntamento senza ricordarvi anche la possibilità qui a Padova, come in altri luoghi del nostro Veneto, di ascoltare la parola di Dio. Ogni domenica alle 10.30 la Chiesa Evangelica si trova in via Pietro Martire Vermigli, zona Mortise, e se abbiamo delle domande, se ci interessa effettivamente conoscere questo Dio, pensare alla possibilità di un cambiamento vero, radicale per la nostra vita. Pensiamo che il cambiamento viene dall'ascoltare la parola di Dio. Per questo, eh, dopo questa puntata, Ritratti per cambiare, vi do appuntamento non solo a domenica alle 10.30 in via Vermigli 13, ma sabato prossimo alle 20.30. Grazie e buonasera a tutti.